Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing Pokémon. Finalmente, dopo tanto tempo, torno a registrare un video e torno a pubblicarvi un video. Tanto andiamo subito ad aprirlo. Oggi sono da solo, non ho né mia sorella né Lucrezia ad unboxare con me. Sono da solo, raga, e non vedo l'ora di unboxare. Questo dovrebbe essere il terzo ETB di Gran Festa che sbusto qui sul canale. Ci sono veramente tanti pacchetti, quindi avremo un po' da spacchettare, perché se non ricordo male sono 10 di Gran Festa e 5 random. Mi raccomando, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando, mi date tutto il vostro supporto, ci mettete veramente un secondino, ma per me fa davvero tanto la differenza, raga. Allora, vi devo un po' di spiegazioni anche qui a voi su YouTube, per chi non mi segue su Instagram. Allora, qui abbiamo le sleeve, i pacchettini, vi regalo il codice, eccolo qui, e il resto penso che non ci interessi. Allora, è un pochettino che non pubblico niente perché c'è stato un concatenarsi di situazioni. Sono stato veramente tanto occupato al lavoro. Allora, queste sono le 10 di Gran Festa e poi abbiamo le random. Abbiamo 3 di Fiamme Oscure e 2 di Fragore. Ok, dai, partiamo come sempre con Fragore, poi Fiamme Oscure. Allora, c'è stato veramente un concatenarsi perché sono stato occupatissimo, veramente molto occupato al lavoro e riuscivo a malapena a fare quel poco su Instagram, pubblicare qualche storia, qualche post. La The Pokémon Company ha pensato bene di posticipare il 90% di tutte le uscite... Oddio, con il cerotto non riesco neanche... Di posticipare il 90% di tutte le uscite dei Pokémon, tutte le collezioni sono state rimandate di un botto di tempo e quindi, raga, avevo finito i video in coda e il tempo è passato molto velocemente. Allora, Bronzor, un altro Koffing e vediamo Colossal Holo. La prima c'è una olografica e quindi, raga, è passato veramente tanto tempo. Infatti non so se è sicuramente sono quasi due settimane forse, no, ma almeno 10 giorni sicuramente che non pubblico un video qui su YouTube. E ci stavo pensando proprio l'altro giorno a cosa poter pubblicare per ritornare a pubblicare qualcosa nel frattempo che dovrebbe arrivare. La prima cosa che dovrebbe arrivarmi è la cesta di Gran Festa, dovrebbe arrivarmi questo lunedì, quindi il tempo di registrare appunto di caricarvelo. Quindi ho detto mentre aspetto qualcosina devo assolutamente pubblicare qualcosa. Un'altra olografica intanto per Fragore. Non potevo lasciarvi senza video anche perché sono in ritardo, hanno fatto un leggero ritardo anche il ritorno delle carte gradate, infatti avevo considerato di pubblicarvi quello mentre aspettavamo le collezioni. E invece sono in ritardo anche quelle perché ovviamente anche Stark Grading ha i suoi ordini e quindi questo è tutto quello che è successo in questi 10 giorni di silenzio, di digiuno di video. Qui su YouTube, ragazzuoli. Però ok, qui intanto abbiamo droppato una piccola V in Fiamme Oscure. Presto arriveranno tante novità. Arriverà, doveva uscire anche il format, quello delle uscite Pokémon del mese, ma appunto hanno rimandato quasi tutte le uscite di aprile e di conseguenza non aveva senso fare un video solamente con i due box di Dialga e Palkia, quindi aspetterò, farò magari un'uscita dei 2 mesi come ho fatto con il primo episodio. Volevo farlo andare a cadenza mensile. Bellissimo questo Darkrai Holo, veramente molto bello, ma non si può ovviamente perché non avevo calcolato anche i possibili ritardi e tutti questi possibili ritardi. Ovviamente un prodotto può ritardare come la cesta di Gran Festa, non come così tanto come la cesta di Gran Festa. Però tutti quanti, le hanno veramente traslati tutti quanti, quindi mi sono ritrovato un po' spiazzato e non potevo registrare neanche quel video, quel format che appunto mi stava piacendo da come era partito. Però state tranquilli, anche di quello arriva il secondo episodio, ho in mente qualche novità, non vedrete più solamente, e intanto la terza di Fiamme Oscure è vuota. Dai, speriamo di sculare un pochettino in Gran Festa. Come stavo dicendo, vedrete un pochettino di novità perché non vorrei concentrarmi più totalmente sui Pokémon, ma vorrei portarvi altri unboxing e ovviamente vorrei riavvicinarmi anche io al mondo di Yu-Gi-Oh! Perché
da bambino giocavo molto di più a Yu-Gi-Oh! Rispetto ai Pokémon. Pokémon mi piaceva collezionarle, ma Yu-Gi-Oh! Era il gioco a cui giocavo. Per esempio Magic non mi ci sono mai avvicinato, però mai dire mai nel futuro. Allora, intanto andiamo ad aprire la prima di Gran Festa, raga. Questo è il terzo ITB e non ricordo, forse sesto, settimo video di Gran Festa, dell'unboxing di Gran Festa. Non sono ancora riuscito a trovare o il Charizard o l'Umbreon o il Mew Gold. Quindi raga, forse con questo ITB, che è un po' un ITB tappabuchi, forse ci dice bene. Allora, Groudon e Kyogre nello stesso pacchetto. Vediamo la terza. Ok, non è fuori serie. Cosmog. E vediamo l'ultima. Abbiamo il Pikachu volo. Di questi ormai veramente su internet se ne trovano a valangate. Continuiamo con la seconda. Quindi vi ho un attimo ammorbato con tutte le cose che mi sono successe, però è giusto che vi dia spiegazioni anche per voi qui su YouTube, perché sicuramente non tutti mi seguirete anche su Instagram. Allora, secondo pacchetto. Adesso però concentriamoci sulle TB, basta parlare perché dobbiamo, sì che è un video tappabuchi, ma qualcosina dobbiamo trovare, anche perché questi ETB. Intanto qui abbiamo Professor Oak l'impostore, una fuori serie l'abbiamo portata a casa, e una ricerca accademica. Perché qualcosina dobbiamo trovare, stavo dicendo. Questi ETB sono arrivati, credo, sulla settantina, 70-80 euro l'uno. Quindi qualcosina dobbiamo tirarci fuori, eh. Ormai queste sono tutte fuori serie, compreso il Professor Oak, che valgono forse un euro, non di più. Quindi dobbiamo sbustare qualcosa di più cicciotto. Allora, un altro Dialga come prima carta. Cosmoem. Vediamo. Non è fuori serie. Palkia. Dialga e Palkia. E attenzione, questa è il Professor Oak. Sì, è perché è l'unica full art che si può trovare alla fine. Ok, abbiamo beccato anche l'unico trainer del set. Carino. Sempre bello sbustare le full art, anche se ormai sono viste e riviste. Però quanto sarebbe bello sbustare l'Umbreon, mamma mia. Uno è a gradare, tra l'altro, è tra le carte che deve ritornare. Speriamo che prenda un bel voto. Allora, Palkia. Oh, vediamo insieme. Non è fuori serie. Lugia, stupendo. E Mio. Vuota. Allora, stiamo a una full art e una fuori serie. Non ricordo, nel primo non ricordo proprio cosa avevamo trovato, ma nel secondo, che era un po' più recente, se non sbaglio, circa un paio di mesi fa, non me lo ricordo, avevamo aperto con Lucrezia, mi ricordo però che mi aveva distrutto in termini di punti, però non ricordo quante ne avevamo trovate di fuori serie. Allora, Reshiram, vediamo. No, e una B. Pikachu volo e Pikachu surf, trovati entrambi. Chissà, ovviamente troveremo anche il Pikachu quello sull'erba, sull'erbetta, quello che si trova all'ultimo. Intanto stiamo già a metà, già ne abbiamo aperte 5, non va bene, perché abbiamo trovato solo una fuori serie. Vorrei trovarne almeno 3. Sì, almeno 3 le vorrei. Allora, viene sempre da fare il trick. Via, Cosmoem, intanto tutte un po' rigate le olografiche, guardate lì, tutte un po' rigattate. Allora, Dialga, vediamo se si nasconde qualcosina. Sì, c'era qualcosina, ma intanto già ho switchato il Lunala. Vediamo chi è. Allora, potrebbe essere il 2, Blastoise. Esatto, Blastoise. Non avevo visto il numero, appena l'ho visto. Solo lui c'è, cioè, con il numero 2. Blastoise, che sta uscendo veramente un botto, raga. Lo sto trovando sempre, ormai lo trovo sempre. Prima il più trovato era Venusaur. Invece per me è Blastoise. Non so in quante copie ormai ce l'ho. Però la seconda è uscita, va benissimo. Abbiamo altre 4 bustine per tentare la fortuna. Questo cerotto non riesco a switcharle bene. Allora, Zekrom. Oh. Vediamo, ve lo metto in controluce così vedete anche voi. No, non è niente. Palkia, perché poi mi sa che il Mew dovrebbe essere qui. Quindi se troviamo un altro Mew. Ma sono tutte rigate, mamma mia.
le fanno veramente con i piedi, per non dire altro, le bustine. Sì che sono quattro carte, quindi si rovinano anche molto più facilmente, però... Allora, intanto qui ci siamo spoilerati, chi era Xerneas, mi sa. Mi mancano ancora 3-4 carte pure per completare questo set. Allora, vediamo. Kyogre. Vediamo se c'è qualcosina. Allora, c'è una fuoriserie. E potrebbe essere interessante. Io spero dai brillantini che sia il... No, non è lui. Il Donphan che già avevo. E il Solgaleo. Donphan... Oddio, non mi ricordo se era con questo bordo che si poteva trovare il Mega Rayquaza. Quello lì ancora mi manca. Manca il Mega Rayquaza, il Tapulele, ce l'avevo spagnolo. Mi manca Xerneas. Un'altra? Erano quattro. Non mi ricordo. Allora, codice penultima. Quindi questa è la penultima. Dai, tre le abbiamo trovate. Ce l'ha fatte trovare tre, la Full Art. Vabbè, due V che neanche le conto. Però sarebbe veramente un record in 10 bustine non aver trovato quel Pikachu sul praticello. Allora, qui intanto la fuoriserie non c'è. E un altro Lunala. Ultima. Ultima bustina. Via, andiamo a scoprire che cosa c'è. Aspetta che lo giro, se no ci spoileriamo su tutto. Raga, niente, non riesco proprio a tirarvi fuori o il Charizard o l'Umbreon o il Mew. Niente, non ce la faccio proprio. Allora, Reshiram, vediamo. Niente fuori serie. E Zamazenta V. Allora, facciamo un piccolo recap. Ovviamente saranno forse 15 euro totali di carte tra tutte quante. Niente di che. Tre fuori serie sono uscite, che era la dose minima, secondo me, per un ETB con 10 bustine di Gran Festa. C'è uscita anche l'unica full art, l'unico trainer full art, quindi niente male. E dai, raga, non ci possiamo lamentare. Ovviamente sarebbe stato molto più bello se fossero usciti anche quelle tre bestioline. Una delle tre, non chiedavamo tanto. Sicuramente questo, raga, non è l'ultimo video di Gran Festa che mi porto, perché è un set che mi piace tantissimo e fino a che non sbusto qualcosa continuerò a portarvelo. Ragazzuoli, speriamo che il resto arrivi presto. E niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga!